Eccoci su Micro Cose, io sono Raffaella e in questo video tutorial parliamo di come fotografare le vetrine dei negozi, perché in questo periodo, a Natale, sono veramente stupende. E foto stupende spaccano sui social e soprattutto se hai un negozio, fare delle foto belle da poter postare sui tuoi profili ti aiuterà tantissimo in visibilità. Ma prima di cominciare iscriviti al canale se non vuoi perdere nessuno di questi video e clicca la campanellina per avere le notifiche. Quindi come faranno i nostri eroi a fare delle foto pazzesche di queste vetrine natalizie? Beh, non sarà banale, ma non sarà neanche troppo difficile. Prestare la massima attenzione per uscire vincitori da questa sfida di fotografare le vetrine di Natale dei negozi? Ci sono alcune cose infatti a cui bisogna fare particolare attenzione. Innanzitutto, a che ora fotografarle? Va curata la composizione per farle risaltare al meglio? Va scelta con attenzione l'attrezzatura? Va curata l'esposizione e il bilanciamento del bianco? Partiamo dal momento della giornata. Per me il momento migliore per fotografare le vetrine dei negozi a Natale è la sera, perché svettano di più le luci e l'atmosfera natalizia è esaltata. Se proprio vogliamo essere precisi, il momento migliore è appena prima che ci sia proprio il buio completo, perché così riusciamo a gestire meglio le problematiche dell'esposizione, perché rimane ancora un po' di luce naturale, però le luci già si notano. Attenzione comunque a non prendere l'ora di punta dello shopping se vogliamo fare le foto alle vetrine senza le persone davanti. Però se non abbiamo alternative, sfruttiamo le persone inquadrandole all'interno della fotografia in maniera che diano più carattere alla foto. Un'altra cosa veramente fondamentale è l'angolo di ripresa. Perché se io riprendo un oggetto dal basso verso l'alto, do importanza, do incombenza all'oggetto. Se invece lo riprendo dall'alto verso il basso, lo sminuisco, gli do meno importanza. Se invece lo riprendo parallelamente al soggetto e perpendicolare al terreno, in questo caso qua riesco a rispettare le proporzioni e a dare l'immagine corretta di quello che sto guardando. Ecco, secondo me quest'ultima inquadratura è quella che funziona bene il più delle volte nelle foto dei negozi. Le altre due invece in alcune occasioni potrebbero essere veramente un azzardo. Insieme all'inquadratura all'ora del giorno vanno gestiti anche i riflessi, perché il vetro, ahimè, riflette. Il riflesso si forma quando l'interno del negozio è meno illuminato dell'esterno del negozio. Allora in quel caso lì tu stai fotografando dall'esterno verso l'interno e ti si piazza un bellissimo riflesso sul vetro. Anche per questo motivo fotografare le vetrine di notte è più semplice perché ti risolvi la maggior parte dei problemi del riflesso. Se sei costretto a fare in un altro momento della giornata, puoi utilizzare degli altri escamotage. Secondo me è migliore portarsi un filtro polarizzatore, oppure puoi cercare di appoggiare l'obiettivo alla superficie del vetro, anche con un intermedio, non so, un tessuto nero o un paraluce di quelli morbidi, gommosi, perfettamente circolari. Oppure puoi anche inclinare la fotocamera basculandola in questa maniera qua, in maniera da cercare di limitare il riflesso. In queste due occasioni però ti giochi il discorso della composizione, perché sei obbligato a mettere una determinata distanza dagli oggetti e anche a inquadrarli in una determinata maniera. E poi dopo che abbiamo gestito queste cose dobbiamo affrontare il problema attrezzatura. Con cosa fotografo queste vetrine di Natale? Se scelgo di fotografarle di notte o di sera, quando c'è poca luce, le luci sono più belle e le vetrine risaltano di più, in quel caso lì lo smartphone non riuscirà a darmi una resa proprio bellissima. Sarà meglio utilizzare una reflex che nelle foto notturne sicuramente rende molto di più. E poi sulla reflex posso anche cambiare l'obiettivo, quindi posso scegliere diverse lunghezze focali. E quindi, potendo scegliere che lunghezza focale usare, quale sceglieresti? Ecco, diciamo che per lo più per le fotografie delle vetrine si sceglie un obiettivo grandangolare. Infatti, sembra di no, ma le vetrine sono grandi e allontanarsi per fotografarle prendendole tutte dentro alla foto potrebbe non essere proprio così immediato. Però con il grandangolo la profondità di campo potrebbe essere eccessiva e in quelle vetrine piene di oggetti potresti trovarti una foto piena di roba dove non si capisce dove guardare.
Quindi, se hai un grandangolo con un'apertura del diaframma importante, preferisci quello perché in questo caso riusciresti ad isolare alcuni oggetti con la messa a fuoco e guidare l'attenzione dell'osservatore verso di questi. Ti lascio qui sopra o sotto in descrizione un video che ho fatto su come sfruttare al meglio le capacità di un grandangolo. Io comunque non escludo mai la possibilità di poter utilizzare un teleobiettivo anche in queste foto. Un medio tele, un 100 mm per carità, non di più, eh. Nelle vetrine, come dicevo prima, con molti oggetti, magari anche molto piccoli, potrebbero addirittura essere la scelta migliore con la loro ridotta profondità di campo. Ecco il link qua sopra o sotto in descrizione su come utilizzare al meglio un teleobiettivo. Quindi arriviamo al punto caldo delle cose da gestire per uscire vincitori da questa sfida e parliamo di come gestire l'esposizione. Sì, perché se io esco con una reflex e mi trovo ovviamente dall'imbrunire o proprio di sera, avrò l'annoso dilemma su. Alzo il ISO, però poi magari la foto mi viene col rumore. Apro il diaframma, però forse poi magari dopo non ho abbastanza profondità di campo. Allungo i tempi, sì, però poi dopo magari mi devo portare un cavalletto perché se no viene la foto mossa. Per questo genere di foto, queste sono per lo più comunque delle regole personali e in base a quello che noi vogliamo ottenere da quella foto. E a quanto nell'occhio vogliamo dare mentre fotografiamo, perché stiamo sempre facendo della street photography e certamente se usciamo con un cavalletto siamo abbastanza notati, ecco. Comunque, per preparare questo tutorial mi sono trovata di fronte a delle vetrine veramente tanto illuminate e delle vetrine veramente molto meno illuminate. Quindi mi sono organizzata così, ho settato una impostazione di base di apertura diaframma, ISO e tempi che mi sembrava potesse essere la migliore per la zona in cui mi trovavo e poi di fronte ad ogni vetrina l'ho regolata in base al soggetto e in base alla luminosità che avevo di fronte, perché le condizioni di luce erano veramente tanto diverse da una foto a un'altra. In ultimo, ma non ultimo, va gestito il bilanciamento del bianco. Avremo una fonte di luce che avrà la sua temperatura dal di dentro delle vetrine e una fonte di luce che avrà la sua temperatura dall'esterno, quindi o dalle luci della illuminazione stradale o dal sole. Se ci troviamo la sera con l'illuminazione stradale, considera anche che l'illuminazione stradale non è uguale da via a via, quindi magari ti trovi in una via che è illuminata con le vecchie lampadine a tungsteno color giallino-arancione, poi giri l'angolo e ti trovi queste luminarie nuovissime, bellissime, daylight, che neanche il sole è così daylight, tutte belle azzurre e potentissime. Le illuminazioni dei negozi, invece, almeno quello che ho trovato io, le ho trovate per lo più calde, anche se qualcuno aveva scelto dei toni un po' più azzurrognoli. Quindi ho preferito settare il bilanciamento del bianco sul tungsteno e poi eventualmente dare una aggiustatina in post. Oggi sto fotografando delle vetrine di Natale, quindi un bilanciamento del bianco un po' più caldo, un po' più giallino, ci sta anche, però se mi trovo a primavera con le vetrine fatte con quei colorini tenui e i fiori di pesco, potrebbe non avere lo stesso effetto, anzi. Bene, per questo video è tutto, alla prossima! Ciao!